qui è stato tutto praticamente istituito molto attentamente. Ovviamente c'è la parte di sicurezza, di controllo. Questo qua è l'ingresso, praticamente, dove poi si fa la serpentina. Qui si entra dietro, quella tenda dietro, che è praticamente quella che ha organizzato i 20 postazioni laboratorio, dove poi prendiamo il vaccino. Tenete in considerazione che può capitare, anzi veniva suggerito per chi vuole fare il vaccino, il tentativo di presentarsi nel pomeriggio o comunque in serata, non necessariamente qua ma in qualunque clinica o ospedale, perché può essere che ci siano delle fiale che non sono state utilizzate e quindi la possibilità di fare il vaccino senza prenotazione. Quindi teoricamente uno nel giro di qualche ora potrebbe andare lì e chiedere: senti, io vorrei fare il vaccino, è possibile? Controllano e se effettivamente esiste la disponibilità del vaccino, ovviamente nessun problema a farlo. Naturalmente sulla piazza è stato messo un segnale per distanziare da 2 metri le persone. Non so se l'ho già fatto presente, ma il centro è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è praticamente in aggiunta a quelli che sono poi i servizi medici standard. Questo è fatto praticamente in accordo tra la municipalità e l'ospedale Ilfilov.